Storia è il nuovo manuale per il triennio di Andrea Giardina, Giovanni Sabatucci, Vittorio Vidotto. Una impostazione nuova per un testo nuovo, con i documenti integrati nel corso dei paragrafi e trattati come elementi vivi che dialogano con la ricostruzione storica. 10 giorni prima di essere ucciso, Giacomo Matteotti aveva contestato in un discorso alla Camera i risultati elettorali. L'elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida in tutte le circoscrizioni. Professor Sabatucci, chi era Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti il 10 giugno 1924? Era un quarantenne, non aveva ancora, anzi, 40 anni, era il segretario del Partito Socialista Unitario, era soprattutto l'uomo più attivo, più intraprendente, più dinamico, era la punta dell'opposizione al fascismo. Ogni capitolo è seguito da una selezione aggiornata di 3 pagine di critica storica, oppure dai dossier storiografici che presentano una trattazione ragionata dei temi più significativi. Una novità sono le domande al presente, un dossier di articoli, letture storiografiche e pluridisciplinari. Uno strumento per indagare temi di attualità, come la fiducia nella scienza, la mistificazione dell'informazione, fascismo e antifascismo, sessismo e femminismi. Dopo ogni dossier, le pagine di educazione civica ci spiegano come la Costituzione italiana normi questi grandi temi. Un apparato didattico per decodificare le fonti, leggere le pagine di critica storica, riorganizzare le conoscenze del capitolo e esporle. Per prepararsi all'esame di Stato con prove simulate e anche attraverso la discussione e il cooperative learning. La dotazione digitale supporta lo studio inclusivo e gli approfondimenti disciplinari e pluridisciplinari. Tramite i QR code si ha accesso alle video lezioni degli storici La Terza, alle letture su personaggi e eventi in pagine web responsive, alle audiosintesi e agli audio in inglese. Il docente troverà tra le sue risorse digitali anche gli EAS, proposte di episodi di apprendimento situato. Tutto questo è Storia, il nuovo manuale di Giardina, Sabatucci e Vidotto per gli editori La Terza, che unisce la solidità della tradizione alla forza dell'innovazione.